Siamo in diretta per quella che abbiamo annunciato, anzi ho annunciato, mi sono preso questa briga, quella che ho annunciato come l'ultima puntata della stagione di CineSummit. Non finirà qui, spero, ragazzi, no? Si torna prima o poi, più prima È che... solo la prima Non stagione. mi ricordo neanche più, io credo di sì, sia la prima stagione, quindi insomma, perlomeno il beneficio della seconda dobbiamo concedercelo. Come state? Tutto ok? Siamo tutti abbronzati, vedo. Sì, hai visto. Aspetta, dai, cioè, nel senso, non è che ieri era la prima domenica di Mamma mare e mia, uno mi si... sa che gli vale anche volendo, cioè, appunto, Zero. siamo Sono un andata po'. un'ora al mare e mi sono sputtata le Sì, gambe, esatto. quindi. Beh, non credo che io e Diego siamo veramente dei bronzi, non lo so, te No, Diego sei un marinaio? No, non no, penso. zero. Va bene, quindi comunque, poi io con te, Cati, ho già parlato del mio mare preferito, cioè stare un pochino coi piedi a bagno, tranquillo, senza troppe escursioni pericolose, e poi andare a farmi un drink dietro, nelle retrovie. Ma insomma, avremo tutto il tempo per farlo. Dunque, allora, puntata di oggi in realtà è un po' un mix, un putpourri. Intanto anticipo due cose, che è finita la, se non sbaglio, 76esima edizione di Cannes. Se qualcuno ci segue lo sa meglio di me, o voi, correggetemi. Ha vinto un film francese, questa volta come nel 2021, girato da una donna, Justine Trittier, se non sbaglio al suo terzo lungometraggio, con il film Anatomie d'une chute, quindi se il mio francese non mi tradisce e ci sta, dovrebbe essere Anatomia di una caduta. Non so voi che avete saputo, visto e letto di questa pellicola, io ho solo intuito che forse può essere anche da un certo punto di vista una rilettura del caso del delitto di Cogne, in un certo senso, ma forse mi sbaglio, ha, diciamo, come sempre generato opinioni controverse. Va ricordato che il film è scritto dal compagno, marito, Arthur Harari, di Justine Trittier, più o meno è un connubio che in realtà si ripresenta in tutte le pellicole, insomma, un po' un De Sica Zavattini, così pare, e poi non so veramente altro. Ruben Östlund, che era il presidente della giuria, lo ha, come dire, supportato in tutto e per tutto, quindi a spada tratta. Alla fine l'ha spuntata, vale ancora una volta l'alternanza degli ultimi anni, quindi una volta vince una lei e la volta dopo vince un lui. Non so su questo se avete voi da dire qualcosa. Non lo so, ci sarà stata la vendetta della regista di Titan su Moretti, Potrebbe. che era parte della Sì, giuria. infatti, anche lei era parte della giuria. Sì. Ma com'è la regola? Deve aver vinto qualcosa a Cannes per diventare della giuria? Cioè, No, in teoria no, no, Io credo non ci siano regole, almeno scritte, ecco, poi ci saranno no. delle regole Chi è tacitamente. libero va. Esatto, è andato anche totalmente libero. Per esempio, leggevo oggi Quentin Tarantino, ero ignorante, non l'avevo visto. Ha annunciato oltretutto che farà il suo ultimo film da regista. Ci sta lavorando, pare sia, spoiler, la storia di uno scrittore, no, di uno scrittore, di un critico cinematografico di film pornografici, quindi siamo nell'ambito. Però insomma, è andato anche lui, però totalmente, come dire, influenzatore non attendibile, proprio nel giorno in cui 29 anni prima anche lui aveva vinto la Palma d'Oro con Pulp Perfetto. Fiction, quindi è probabile che l'anno prossimo, se non è in concorso, sia in regia. Questo così penso di sì.
Poi ragazzi, ragazze e ragazzi, parlate anche voi di questo. Io poi dico solo che appunto i film italiani, non so quanti e quali avete visto. Ora, La Chimera di Rohrwacher, no, perché ho visto esce a dicembre. Sol dell'avvenire di Nanni, ne abbiamo già parlato, ma bella performance, Rapito di Bellocchio, poi magari ne parlerò. Applauso unanime, solo che tutti gli italiani sono rimasti a bocca asciutta a questo giro. Chi vuole spendere i due penny su questa cosa, gli lascio volentieri la parola. Allora, io ho letto un articolo, non so, beh, gli italiani, ce n'erano tre, no, questi che hai detto, in concorso, io di questi che erano in concorso ho visto soltanto quello di Moretti, penso l'unico che avesse delle chance oggettivamente fosse quello della Rohrwacher, ma non perché Bellocchio non dovesse avere, ma mi pare che si tenda a premiare forse un cinema un po' più avanguardistico, un po' più fresco, diciamo. Mi pareva un po', non sapendo niente di quello della Rohrwacher, che si fosse un po' cristiani contro leoni, diciamo, non c'era il cinema nuovo, quello per l'appunto contestato da Moretti nel film suo. No, Vero. invece ho letto un articolo un po' strano, che praticamente tra le varie abitudini che sono contrastate dalla generazione Z, c'è stata molta, molta, come posso dire, incredulità e critica verso la pratica della standing ovation e dei minuti di applauso. Ok, E interessante questo. ho letto questo articolo mi pare su IndieWire, non mi ricordo, insomma, in cui leggevo poi i commenti e tipo tutti quanti dicevano che era una cosa imbarazzante, che è una pratica che non va bene. Non ho capito neanche perché, onestamente, a me sembra una cosa così bella, invece forse perché chi non ne ha rimane male, però insomma. Beh, su questo non sapevo, ma sarebbe anche questo da lanciare se abbiamo dei seguaci attualmente in linea, se gradiscono o non gradiscono l'applauso, i 92 minuti fantozziani di applausi. Oltretutto, io sono anche un fan degli applausi dopo gli atterraggi fatti bene, questo lo devo dire come guilty pleasure in questo, insomma. Ma che volevo dire, e invece come giudicate, come gesto anche iconico, quello e memizzabile, se posso inventarmi questo conio, del balletto di Nanni Moretti, da boomer passato oppure interessante, oppure boh, non ve ne frega niente. È come quella battuta che pensi di fare, ci pensi tutta la sera, poi la tiri fuori. Un po' sì, L'ho esatto. vista male, io l'ho vista E fa male. tristezza. Io purtroppo condivido con Nanni il segno zodiacale, perché entrambi siamo leone, e quindi devo dire che, cioè, probabilmente andassi a Cannes lo farei anch'io, una roba del genere. Cioè, mi ci vedo a ballare sul tappeto rosso, tanto così per non essere per niente egocentrici e Sì, esatto. autocitazionistici. Come se già non avesse fatto tutto il film in questo senso. Esatto, però tanto per ribadire il concetto. No, poi un'altra cosa che stavo ripensando rispetto a Nanni Moretti, come dire, endorsement contro Netflix nel film pare che in realtà fra il serio e il faceto Netflix non è che proprio l'abbia gradito, quindi credo che gli abbia risposto: vabbè, ti tieni la Rai e boh, ti fai mettere da loro dopo che è finito il ciclo in sala nei loro canali. Comunque ti posso, io conosco, siccome conosco diversi videomaker che lavorano per Netflix, il ragionamento è esattamente come dice Netflix, eh? Cioè, nel senso, al di là del fatto che è un po' grottesco, però ragionano proprio così, eh.
cioè non è che tipo No, insomma. no, no, ma è vero il fatto anche che però ci sono fior fior di film. Noi abbiamo avuto Fellini che si è rifiutato di andare a Hollywood proprio perché non ha mai apprezzato il loro modo di lavorare e la loro attenzione sul prodotto commerciale e poco sul prodotto autoriale, però insomma, vabbè. E come forse sarà capito, queste uscite a me no, non le trovo proprio di buon gusto, ecco. Detto questo, invece, rispetto a quello che diceva Kate, vi lancio un po' una richiesta anche d'aiuto su questo. La Palma d'Oro è andata alla Treat, si può chiamare una nuova generazione, anche se leggevo io che appunto più di una rivista indipendente ha detto: questa ha 45 anni, quindi proprio nuovissima generazione non è. Tarantino stesso l'ha vinto a 30, la prima Palma d'Oro. Però insomma, va bene, se c'è un tributo più esclusivo e generalizzato ai nuovi autori, è anche vero che quest'anno tipo la giuria è andata a Kaurismäki e diversi premi artistici, tra cui, se non erro, al miglior attore è andato a Wim Wenders, che insomma, nel caso di Wim Wenders, io sono abbastanza curioso di questo Perfect Days. Però in realtà, a proposito di questo, di Wim Wenders, secondo me c'è un'altra cosa interessante a Cannes, perché lui ha partecipato in due opere, ha fatto anche il documentario, e secondo me quello documentaristico è ancora più interessante perché è fatto in 3D, che in 3D non se lo cura più nessuno, praticamente. E poi parla di Kiefer, insomma, non è che sia proprio, cioè, parla di un artista, uno degli artisti più importanti a livello contemporaneo, eccetera. Boh, mi ispirava onestamente più quello, a parte quello lì che ha vinto il premio come attore, che però mi sembra un po' la solita storia, un po' più, insomma, non mi sembra un qualcosa di estremamente, sì, Innovativo. mettiamolo così. Ok. Molto atteso, invece, Kate, mi ricordo, lo citavi te, uno dei premi è andato a, credo, miglior attrice, May December. Sì, una ragazza turca, sì, alla ragazza, all'attrice turca che poi ha fatto il discorso, sbaglio, no? Ok. No, no. No, certo, diciamo che Cannes tende in generale anche a premiare, insomma, non è la prima volta che vedo premiato con un premio importante. In un palmarès, insomma, di attori di lunghissimo corso, anche di Hollywood, che vedo premiare l'outsider. Cioè, secondo me, quello che va un po' capito, cioè, va un po' capito, va un pochino contestualizzato di Cannes è che è un festival molto sofisticato. Cioè, Venezia è già molto più popolare. Cannes, per esempio, se non. Se è in qualche maniera legato al mondo o della programmazione o della distribuzione o della critica, neanche ti accredi. Cioè, non è previsto, sì, una piccola finestra per gli cinefili amatoriali, insomma, che non sono professionisti, però appunto è un festival fatto di critici, è un festival che comunque, cioè, la Francia, voglio dire, è il paese Nato il cinema, insomma, quindi. Capito? Quindi, cioè, nel senso, sono sempre scelte, non farà mai una scelta che posso dire, andrà sempre per la cosa magari un po' più strana, un po' meno conosciuta, da promuovere, da aiutare, ecco, un po' più intellettuale, un po' più Certo. riscosso. Tra l'altro, poi so che la regista che ha vinto ha fatto anche una lunga sparata contro Macron. Insomma, comunque è un palco, che Ma appartiene. ecco, secondo te e anche secondo gli altri, rispetto a questo, regge botta? Perché è vero quello che dici, no? Giustamente uno deve anche un attimino
sia rispettare che tenere il passo di una tradizione che è quella poi fondamentalmente che dagli anni, metà anni 50 in poi è stata quella dei cahiers du cinéma e della nouvelle vague, quindi appunto innovazione, engagement e Però vedi tutte anche amore per Hollywood classica, quindi le... Sì? Scorsese, Indiana Jones, l'anno scorso aprì Top Gun, Maverick, insomma. Tiene botta secondo te? A volte sì, a volte no, non lo so. Allora, tiene botta, 15 anni fa, 20, al tempo di Pulp Fiction, sì. Adesso, appunto, come ci ricorda Nanni Moretti, c'è Netflix, ci sono degli interessi economici diversi, è tutto diverso. Non lo so, pensa anche appunto al premio dello scorso anno che è andato a Triangle of Sadness, no? Sì. Poi il film finisce nella shortlist nella cinquina, scusatemi, degli Oscar miglior film straniero, però l'Oscar miglior film straniero lo vince un film di Netflix che quando c'è stato Cannes non lo sapeva nemmanco nessuno che lo stavano girando, cioè nel senso è veramente difficile dire, poi è il tempo anche che decreta il successo di un'opera, l'instant cult, come si suol dire, però sono valutazioni che ora come ora è difficilissimo fare. Che cos'è adesso la cosa? Voglio dire che il film che è andato di più, di cui si è parlato di più ultimamente, non lo so, insomma, forse quello di Ari Aster, cioè che non è stato a nessun festival, per dirti è tutto molto Ah, cambiato. scusate, una parentesi, non c'entra nulla, però a proposito del film di Ari Aster, a Empoli, che non gode di essere un posto dove il cinema desse apprezzato, è venuto, è durato un giorno e l'hanno dato subito. Un giorno è durato. Se ne sono subito pentiti. Vediamo, riproviamoci magari, non so, in qualche arena estiva, mi verrebbe da dire. No, rispetto a quello che dici te, Kate, è tutto giusto, va anche detto, poi facciamo dire qualcosa a Vale, che è lì che si sta scuotendo i palmi delle mani. La presenza anche di questi premi che vanno a cinematografie un pochino più periferiche va capito poi in termini, perché prima uno dice, vabbè, come nel caso del cinema coreano, anche medio orientale, un po' di ribalta e un po' di visibilità e distribuzione la acquisisce. Ma io ho visto anche i titoli che fa uscire la Lucky Red, per esempio, che è una di quelle che più è sensibile alle cinematografie cosiddette minori, di tutti i premi thailandesi, turchi e quant'altro che sono stati anche premiati a Cannes negli ultimi anni. Qui abbiamo visto veramente, veramente poca roba e forse non ne valeva neanche la pena, mi veniva da dire, non lo so, ecco. Così, la butto lì, eh. Poi se non avete nulla da aggiungere sorvolo. Però un'altra cosa la volevo dire, c'è stata attenzione ai film d'essai, è vero, però sarà merito anche del film di Wes Anderson che a livello di critica ha fatto schifo a tutti, ma a livello di presenze di attori hollywoodiani ha riempito la casetta, no? Non so, chi v'è garbato di più in passerella? Ok. Leonardo DiCaprio. Vale, se hai visto delle... No, io ammetto che non seguo tanto, insomma, il tappeto rosso, cioè io sono molto più concentrata sui film e secondo me il livello di Cannes quest'anno era veramente molto alto, nel senso che i titoli che sono usciti e che comunque hanno vinto, mi interessano praticamente tutti, cioè sono molto curiosa di vedere tutti i film, soprattutto quello di Glazer, che secondo me, io sento un po' l'odorino di, non voglio dire capolavoro, però veramente di un bel film, perché comunque parla dell'Olocausto, però secondo me da una prospettiva interessante, quindi dalla prospettiva del gerarca nazista,
che però non viene mostrato insomma, nel momento in cui, insomma, nel campo di concentramento, ma nella dimensione più familiare. E soprattutto, secondo me, la cosa molto interessante è il fatto di, almeno da quello che ho letto, di non mostrare tanto i volti degli attori, dei protagonisti, ma di inquadrarli sempre in campi molto lunghi. E anche quello lo trovo un'operazione molto interessante. Quindi questo film spero che esca il prima possibile perché veramente insomma, Non voglio so, vederlo. non ho controllato le date di uscita, ma guarda, lo faccio adesso, continua. So che la Wanted dovrebbe averlo Ah. preso e penso che lo distribuirà Ok. da quello che ho letto, Non però ci sono penso che non ancora ci sia trailer, proprio, non c'è Infatti non si è ancora. visto niente. Anch'io ho un grande hype per questo film, perché a me Under the Skin mi è piaciuto un monte, però si è visto e saputo molto poco, tranne appunto la storia, che è abbastanza alla Glazer. Lui aveva fatto anche quel film, è suo, vero? Quello con Nicole Kidman, Birth. Io sono Sean, esatto, Io sì. sono Sean. Mi ricordo una volta ho sentito un'intervista a Nicole Kidman che le chiedevano qual è tra tutti i film che ha fatto quello che avrebbe voluto fosse stato più considerato, e lei disse proprio Birth. Sì, no, no, bel film anche quello, eh? Cioè, poi un occhio veramente cinico e quasi alieno, no? Sulle cose. Poi, insomma. L'altro c'era anche quell'attrice che è morta quest'anno, Anne Hitch, non so se Sì? ve la ricordate, che insomma era un po' strana così e nessuno ha ricordato, nessuno ha fatto un memoria, invece ha fatto un sacco di ottimi film, era molto brava, molto simpatica. Qual era? Scusa, Era la ora. bionda, vabbè nel film fa la parte, mi pare, della mamma del bambino, mi pare, e poi che ha fatto? Ne ha fatti Ma Anne Hathaway ha tantissimi. fatto anche, se non sbaglio, il remake di Psycho di Van Bravo, esatto. Sant. Ah, ho capito io. Certo, sì. No, Chiarissimo. tra l'altro presenza abbastanza importante a livello attoriale, appunto, che sta Sandra Hüller, che è protagonista sia di Zone of Interest di Glazer che del film che ha vinto, appunto, E Anatomy di un pare che Shoot. sia esatto, e pare che insomma, il film vincitore della Palma d'Oro sia un po' una risposta da quello sempre che ho letto, perché chiaramente purtroppo non ero lì, non li ho visti i film, sia una risposta europea a Tar. Perché c'è questa protagonista molto forte, cinica, e quindi molti l'hanno paragonato a Tar. E alcuni, siccome è un film molto processuale, al film che era stato poi vincitore a Venezia, se non erro, Saint-Omer, che a me ad esempio non era piaciuto quel film perché io ho trovato che ci fossero degli errori proprio a livello di sceneggiatura. Però, francamente, dalla trama a me ha ricordato invece Decision to Live, perché pare che il film proprio si apra con questa accusa del marito e la colpa viene data subito alla moglie, che era l'unica presente in casa in quel momento, e quindi l'unica che sembra possa aver commesso questo omicidio, o meglio, non si sa, durante il film si va alla ricerca della verità, e quindi insomma a me la mente è andata a Decision to Live, perché anche quel film ora non era processuale, però si indagava sulla colpevolezza di questa donna. Avrà ucciso lei il marito? È stata una caduta? È stato un suicidio? Sì, Quindi è non trovavo proprio. un parallelismo, ecco, tra questi due film, però chiaramente non avendoli visti sono idee, perché poi il film Ma va guardato. infatti è proprio per quello, che è proprio perché appunto c'è questo presunto omicidio ad opera della madre di questo bambino non vedente, che a me invece l'associazione è andata con il delitto di Cogne, Anna Maria Franzoni. C'è un trait d'union forse tra questo cinismo e questa, come dire, anche questo, ecco, sguardo dalla parte del potenziale colpevole, senza che però
si senta in colpa o sappia la colpevolezza, perché in questo, per esempio, anche The Zone of Interest, quando appunto il soggetto protagonista è una famiglia, la famiglia del gerarca nazista che proprio al di là del muro di casa stermina gli ebrei ad Auschwitz, c'è questo in Anatomy di un shoot, e in un certo senso c'è anche un po' questo in May December, che per ricordarlo è la storia di una insegnante o qualcosa, comunque di una donna 36enne che si innamora di un 13enne, e poi in realtà è un flashback, cioè la Portman deve interpretare questa donna in un biopic. Questa donna è la Julianne Moore, che pare sia stata stratosferica, come sempre del resto, ne applaudiamo spesso le dosi, Caterina. E quindi c'è forse anche questo legame dal punto di vista di un presunto colpevole, no? Che è interessante anche come lettura, al di là poi della morale, no? Che non so, questo può essere una chiave di volta. Che altro? Diego, ti viene in mente niente a te? Quale vuoi andare a vedere? Vuoi vedere qualcosa? Te dici di sempre di Cannes, Sì, comunque altra qualcosa. roba. Sì, quello di Michel Gondry, perché ne ha C'è fatto un anche lui. altro, però ora sinceramente non mi ricordo se è fuori concorso o no. Scusami, un attimo di stato. Ero appunto, non è fuori concorso o no, però tipo ho letto un po' la trama e mi ha fatto un po' riflettere, ovvero che secondo me c'è un po' questa tendenza, ma secondo me è un po' tipico del periodo, eccetera. Non ci sono più grandi registi, secondo me, all'orizzonte. E parecchi registi che hanno comunque una certa età, cominciano a parlare, si cominciano un po' a ritorcere con se stessi, cominciano a parlare di se stessi e dell'amore che provano nei confronti della settima arte e tutto quello che c'è. Io ho visto poco fa quello di Steven Spielberg, e questo qui di Michel Gondry non è che parla proprio di questo, però parla di uno che è un regista che praticamente ha una quantità di idee, non sa come tenerle ferme, fa più casino che altro, stile Michel Gondry. Sì. E Ha secondo me è molto divertente fatto un come. film su Wes Anderson, praticamente, Michel Gondry. No, 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 cioè, Bravissimo. in realtà poi a un certo punto sembrava che Gondry diventasse quello che poi è diventato Wes Anderson, cioè è stato uno scarto negli Sì, però anni zero. è vero. Credo però una cosa che però non voglio fare lo stronzo. Per la No, no. mia totale umiltà, Fallo, fallo, no, sì. è che praticamente secondo me Michel Gondry c'ha due palle così e continua ad averle, ha grande creatività. Non so se lo seguite su Instagram, ma sa essere molto creativo. Ha una sua personalità, secondo me ha dei problemi, cioè nel senso lui ha dei problemi sociali. Quando non sa che fare, si mette a fare sta roba sempre in continuazione. E poi insomma lo vedi anche nei film, e c'era anche una riflessione che dicevano che da quando lui dopo ha fatto Se mi lasci ti cancello, tutti i film che ha fatto dopo sono belli, però sono stati più o meno a livello di pubblico un ipotetico flop, perché quando ha cominciato ad essere troppo creativo, ci ha iniziato a buttare troppo, ha cominciato a non controllare nemmeno il rapporto di pubblico, eccetera, era meno frenato, ecco, mettiamolo così. Però cioè è un talento ed è una persona che se metti stupirà fino al suo ultimo film, perché c'ha gag, c'ha trovate geniali, eccetera. Wes Anderson è uno che ha trovato il suo mood sempre uguale, non cambia mai nulla, e che infatti è l'opera più fasulla che c'è, perché è quello più copiato dalle intelligenze artificiali. Non so se guardate ora su YouTube, che Questo è praticamente bello, sì. tipo ci sono tutte le versioni Kubrick, versione Wes Anderson, che alla fine sono statici, li metti la scenografia di cartapesta, cioè quindi è un po', secondo me, mi dispiace perché è un grande artista, però secondo me è quella figura che diventerà un po' come l'Art Nouveau, che poi tra tipo 50 anni lo prenderà un po' per il culo, rimane lì, ma diventerà lo spot, cioè il simbolino del Campari, capito? Cioè, Il so che martirio. siete anti Wes Anderson No, più o meno no, tutti, eh? Al contrario di ma me, che io invece più che invecchia più ne la stimo la sua coerenza. coerenza. Sì, Esatto. certo. Oltre al fatto che tutte le volte così semina là 4.000 nomi di primo livello di Hollywood che sono sinonimo di quasi impossibilità di andare male, perché insomma alla fine qualcheduno raccatti tra fan di
di lui tra fan delle scenografie, dei costumi e della fotografia Instagram, tra fan di Scar qui ci ha messo Scarlett Johansson e Margot Robbie insieme, se non ci mette Un po' un troppo, forse. capito? Proprio, cioè, della serie, se non ci mette un Murray, ci mette un Tom Hanks, insomma, le snocciola diritto, vediamo un po'. Però scusa, ora non voglio. Però effettivamente, se te guardi i film di Wes Anderson, cioè a me Moonrise Kingdom, eccetera, Bravo, bellissimi, sono piaciuti, non è che figurati, Moonrise Kingdom bellissimo. ma anche quello dell'hotel, eccetera. No, Però secondo me, però già lì, ma già anche prima, sembra quasi una sorta di, non lo so, Vogue, dei servizi fotografici, dove loro sono lì, vestiti, bello, cioè, non è che, però secondo me è un po', è un po' come il barocco, cioè, sono quelle cose poi fighe ora, ma tra 20 anni probabilmente, forse potrebbero rappresentare un'epoca, ma... Cioè, non lo so, non ci vedo non ci vedo una prosecuzione, cioè, ecco, Un questo è po' intendo. decorativo, dici? Sì. Vabbè. Ok. Niente. Te, Kate, quale vorresti vedere per primo di quelli che non hai visto? Allora, a parte Glazer, anche io mi piacerebbe banalmente vedere Scorsese, il film di Scorsese. Sono d'accordo. Ah, già, è vero. Sì, anche lì prendo ferie, sono, penso, mi sembra 3 ore e 3 ore, 50, sì. una cosa fuori di testa. Però ecco, vedi, cioè, questa cosa diceva anche Diego, e sono molto d'accordo, cioè sugli autori che sono passati una certa età comunque, cominciano a parlare di se stessi. E alla fine, cioè, magari interessano una fetta, cioè, qualcuno interessano evidentemente, però tante persone no, non, o almeno non come prima. Penso invece a un regista come Scorsese, comunque, cioè, che ha, credo, sui 90 anni, non vorrei... 80 sicuro, Ecco. a 90 non so se ci arriva, Cioè, che devo. comunque con alterne fortune alcuni film sono andati meglio, altri peggio, però, non lo so, a più di 65 anni ha fatto The Departed, ha fatto The Wolf of Wall Street, cioè, dove non mi pare che parlasse di se stesso, cioè faceva cinema di genere. Un plauso, forse è rimasto l'unico grande vecchio che non si è messo a Clint raccontare. Eastwood anche. Anche Clint Eastwood, certo. Che non, magari quello di Scorsese è un cinema un po' più, cioè c'è anche più soldi, insomma, più, posso dire, costruito. Però ecco, è un po' è banale, però lui è uno che comunque continua a fare film, ancora il film sull'infanzia da figlio di immigrati, non ce l'ha fatto, magari lo farà. Fece un libro molto bello dove parlava del suo amore per il cinema, anche per il neorealismo. Però, insomma, mi sembra che continui a lavorare con dei soggetti freschi, con delle situazioni buone. Ha trovato questo sodalizio comunque con Leonardo DiCaprio e che sembra funzionare. Quindi un plauso a questo grande vecchio, Sì, e beh, scusate. sì, quello è. No, c'è da dire una cosa, almeno negli ultimi. Così. È una persona che continua, secondo me, a vedere molto cinema, appassionarsi anche di cose che non ha mai visto prima, legge molto, perché poi, appunto, su questo penso di dirlo, e ovviamente non sono né il primo né l'ultimo né uno dei migliori. È un regista che sa raccontare le storie, cioè nel senso le storie ci sono e le esalta e anche le esplode, le esplora nel profondo, no? Cioè, a differenza di Wes Anderson, sempre che questi paragoni abbiano un senso, un film di Scorsese è un racconto, no? Spesso anche collettivo, in questo senso racconta proprio il popolo Saji, che è una delle prime etnie native che si sono facilmente adattate al contesto anglosassone, che poi sono stati, credo, quasi tutti sterminati per ragioni di avidità in questa, appunto,
ripercorre anche le storie degli albori del cinema muto, dei grandi generi drammatici tipo di Stroheim, mi viene in mente proprio. Quindi una persona che conosce il cinema e conosce anche la narrazione cinematografica e soprattutto è un, come dire, racconta l'America Scorsese in tutte le sue sfaccettature, l'ha sempre fatto, insomma. E comunque, cioè, ha avuto una grande accoglienza, è stato quasi unanimemente apprezzato. C'è stato l'applauso. Sì, ma anche a livello Era proprio su critico. quello l'articolo che Ah, aveva fatto sì, sulla eh? ragazza, sì, questa attrice che è la partner di DiCaprio nel film, ha avuto tantissimi applausi. Dicevano, è so awkward. Cioè, invece magari a lei ha fatto piacere, a me mi farebbe piacere, soprattutto Assolutamente. aver fatto un film con Scorsese. Comunque, sai, stavo pensando, al momento più emozionante, secondo me, a Cannes, degli ultimi, era il 2017, quindi insomma gli ultimi anni, una cosa mi emozionò tantissimo a proposito degli applausi, fu quando, non so se vi ricordate, 2017, David Lynch portò le prime due puntate della nuova stagione, della terza, mi ricordo, insomma dell'ultima stagione di Twin Peaks, non so Sì, se vi il ricordate. reboot. E c'era, no, vabbè, David Lynch, io non sono neanche una linciana, però amo molto Twin Peaks, con il suo attore feticcio di lungo corso, Kyle MacLachlan, non so come si pronuncia, comunque è Difficilissimo, sì. l'attore che ha fatto Velluto Blu, che ha fatto il primo Dune, insomma, Che fanno il commissario, lo precisa, scienziato. sì, il commissario Sì. Cooper. E vedere, ecco, quando proprio la fine delle prime due puntate, poi non erano neanche le migliori della serie, ecco, vedere gli applausi, ogni tanto me lo riguardo ancora perché mi commuove vedere Kyle MacLachlan, che comunque è un attore che poi è rimasto legato sia a Lynch, però poi ha fatto molto, molto TV, anche molto leggera, ha fatto Sex and the City, ha fatto Desperate Housewives, cioè è tirato a campare, nel senso, non voglio dire, ha continuato a fare l'attore, non è che appunto uno l'attore lo fa soltanto con Lynch, con Scorsese o con Wes Anderson, ci sono tanti livelli. Vedere un attore di televisione tributare l'entusiasmo dei fan nuovi e vecchi, di chi ha visto la serie quando è uscita e quindi aspettava da 25 years, no? Il ritorno. Quello è un momento, ecco, per esempio, che mi commuove sempre moltissimo vedere, e credo che poi non è cinema, in realtà è anche televisione, ma insomma, perché no, voglio dire, gli applausi, ecco, la cosa più bella, cioè, se no perché andiamo al cinema, No, no? e non solo, poi effettivamente sono anche la manifestazione fisica di quelli che te vedi al cinema, cioè le persone che effettivamente ci sono dietro ai personaggi. Sono d'accordo. Tra invece le accoglienze più fredde, mi dai l'aggancio, sempre assieme a Asteroid City, che davvero io ho letto tutte le recensioni negative al riguardo, non lo so. E ho visto anche il trailer, ragazzi, a me così schifo non mi fa, però va bene. Quello di Mai Wen con Johnny Depp, Invece a me mi prende che... bene, pensa Ma infatti te. anche lì ho visto delle clip molto wannabe Barry Lyndon, però secondo me è talmente kitsch quel film lì che potrebbe avere un perché, non lo so. Che dici te, Kat? Bellissima quell'attrice, regista, non la conoscevo, visto era la moglie Neanch'io. di Luc Besson, bellissima donna, cioè, ben Sì, la venga. trovo sempre tutte Tutte brutte. Tra l'altro, riabilitatissimo il Depp. Ho scoperto, tra l'altro, questo grande affetto che lega lui e la figlia, e poi lo segue sempre. Infatti, poi, tra l'altro, è nata e vive in Francia la Lily Rose, di cui ha anche tatuato il nome sul petto. Anche lei è molto bella, gli assomiglia molto, figlia Che la mamma di abbastanza. lui e Vanessa Paradis. E l'ha difeso anche al processo. Ora vediamo, appunto, chissà che non gli porti fortuna in questo film.
Dio, l'ultima cosa. Allora, consiglio Rapito è Bellocchio, cioè è un film che apprezzano magari di più gli over 50 che gli under 50, perché è un film di impegno civico e civile come da un bel po' ha fatto, laico e laicistico ovviamente, quindi apertamente schierato contro il cattolicesimo di Stato. La storia io non la conoscevo, c'è anche in un certo senso, e questo da appassionato di storia mi piace, un recupero della tradizione della vulgata risorgimentale italiana, che insomma molto spesso viene un po' trattata così all'acqua di rose. In realtà è un momento particolarmente, almeno per l'Italia, fondativo e da ricordare. C'è tutto lo staff di Esterno Notte, c'è Russo Alesi, c'è, non mi ricordo il nome, l'interprete che faceva di là, Cossiga, c'è Gifuni, bella parte, ci ha buttato dentro Timi, un po' più così voluto mettere per forse termini della produzione, per dire mettici qualcuno che ci tira un po' di gente dentro. C'è dentro il bambino molto bravo, c'è il bambino da ragazzo che è, se non sbaglio, si chiama Leonardo Maltese, il coprotagonista del Signore delle Formiche, diciamo, il ragazzo plagiato da. Però di lui ho sentito parlare male, non so se è. Cioè, nel senso, si è concentrato, infatti ci arrivavo, secondo me, molto sul Papa, che è Piero Bon, Paolo Piero Bon, attore secondo me, io non ero un suo grande conoscitore, poi ultimamente un suo ruolino di marcia se l'è ricavato ed è secondo me veramente veramente bravo, e Timmy gli fa da spalla, cioè un po'. Questo va detto, insomma, non è un film che a un giovane può ispirare, magari te, o una giovane possa ispirare così, beh, grosso hype, però è bello, bello, dura il giusto e niente. Brava anche la mamma, ecco, Barbara Ronchi. Secondo me queste scelte di mettere protagonisti non di copertina, di non metterci i consueti Marinelli, Borghi e compagnia bella, non lo premierà, però bello. Bene, io ho finito il mio rant su Cannes, Ma io so vorrei che te sapere cazzo. piuttosto che adesso si avvicina sempre di più l'uscita di un film che so che Baldini aspetta con grande ansia, che Barbie, è credo ti Barbie. riferisci a quello, ma non solo io, credo sia uno dei film che tutti si aspettano quest'estate. Io anche Oppenheimer devo dire che aspetto con ansia. Ok, no, l'aspetto con ansia, devo aspettare metà giugno, non manca Ma tanto, metà insomma. luglio, Metà quindi. luglio, scusa, quindi Ma un po' di vedrai, se tempo arrivi ancora in ci un vuole. minuto sei lì. È vero, è vero, come passa il tempo quando ci si Si diverte. diverte. No, boh, se ne riparla a settembre, mi verrebbe da dire, come spesso si sente dire, sono curioso, e questo sì. Escono un sacco anche di pellicole così, da Fast 10 o Fast 10 a The Flash, riabilitato anche Ezra Miller. Che altro? Domani vado a vedere Alien restaurato. Ah sì, è vero. Giusto, giusto. Non l'hai Restaurato, visto? spero, beh. Credo restaurato. Dove? Fanno una 3 giorni del primo Alien in diversi cinema. Ma Firenze? Io penso un po' in tutta No, Italia. Sì. Anche d'altre parti. Sì, Sì. dovunque. A Firenze lo fanno allo Spazio 1, a Luci e al The Space, mi pare. Quindi Degli sì. orari un po' a cavolo. Io non l'ho, cioè, non l'ho mai visto su. Al cinema. No, no, quindi sono curiosa. Cioè. Beh, sì, io voglio vedere questo Sanctuary con Ah, la sì. Margaret Qualley. Sapete, mi piacciono questi film. Vediamo se riesco.
Kate, te ci devi finire la storia dell'altra volta, però, quella del figlio figlio di di... Sean Penn. Io sono Sean, era. Si intitola A lui si questa. chiama però, aspetta, non si chiama Sean in realtà, non mi ricordo, è Penn. Scusatemi, c'ho un vuoto di memoria. Allora, si chiama, ve lo dico, per Penn. Allora, Ok. mi arriva, partiamo da, mi arriva una mail di un ufficio stampa fiorentino che mi dice: guarda, ho organizzato un incontro, c'ho il figlio di Sean Penn e la figlia di Rosanna Arquette, che hanno fatto questo film insieme che si chiama Signs of Love, e li portiamo a pranzo nel ristorante che c'è al fianco all'Astra. Ho invitato 3 giornalisti, 4, per fare una mini conferenza stampa. Dico sì, mandami il link del film, vedo di farci un salto, insomma. E manda il link del film che ha vinto qualcosa al Festival di Roma. Insomma, niente di emozionante, una storia, parla di questo ragazzo di strada, come cantavano, che erano in corvo, non mi ricordo, che è questo Hopper, che è costretto a spacciare per mantenere la sorella, il nipote, il babbo che si fa d'eroina, la mamma è morta, insomma, una situazione allegra, e incontra questa ragazza molto bella, che però è sordomuta, perché giustamente, come diceva Virgilio, parade della sfiga, e si innamorano. Allora, andiamo a conoscere questi due, la figlia di Rosanna Arquette, bellina, uguale alla sua mamma, Zoe Blue, mi pare si chiami, molto molto bellina, è stata carinissima. Il figlio di Sean Penn sembrava ce l'avessero tirato per i capelli, sia a fare il film, e si vede, io proprio non ho mai visto un attore che aveva voglia di scappare dall'inquadratura, che deve essere stata una cosa martirizzante per lui fare questo film. Proprio non c'aveva voglia, so che non c'aveva voglia. Ok. E anche durante l'intervista, tipo, io gli ho fatto una domanda su una scena, lui mi ha detto: ma io non me la ricordo perché non vedo il film da anni, è uscita adesso. Vabbè, cioè. Non c'eri io. E anche le altre domande rispondeva abbastanza monosillabe, questa ragazza invece cercava di spiegarsi di più. E insomma, alla fine di questo racconto, di questo incontro, abbiamo scoperto che lui sembra più il figlio, è come se Benigni e Ceccherini avessero avuto un figlio insieme, e che lui, se non si fosse intuito, non è assolutamente intenzionato a continuare a fare film, ma bensì vuole fare lo chef. Ok, ma vedi che anche i Nepo Baby non vogliono seguire le orme di famiglia a No, volte. no, 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 no. Mi domando come mai veramente, se questo non c'aveva voglia per niente. C'è anche la sorella, perché poi è il figlio incredibilmente anche di Robin Wright, che è una donna bellissima. C'è infatti anche la sorella nel film, che invece è bravina, insomma. Non lo so se se l'è tirato dietro la sorella per farlo uscire da un momentaccio, ma quello che ho capito ce l'ha anche detto un po' lui, faceva con un altro attore diversi tromboni durante, cioè, insomma, diciamo che si sono fumati diverse cose durante il film. E niente, no, poi dopo ci siamo salutati cordialmente e siamo andati via. Però è stato un incontro anche. Un incontro tra tutti quelli, cioè tutti i giovani che vogliono fare cinema, ce n'è uno e ce l'avrebbe lì servito e non lo vuole fare. E vedi, ma e secondo te che tipo è come persona Sean Penn? Io lo vedo un po' entrante, un po' come dire, un po' come i babbi che portano il figliolo a giocare a calcio, il figliolo è un trampalo e loro invece lo... No, non Sean lo Penn è uno, secondo me, dei grandi equivoci di Hollywood, nel senso, a me è piaciuto molto soltanto in un film che è Mystic River. Per il resto io non mi di Clint ricordo delle Eastwood, tra l'altro. performance, forse Dead Man Walking, però non è un attore. In realtà adesso in questo universo in cui si fanno le pulci a tutti quanti, cancel culture, eccetera, ci si dimentica le malefatte, le birichinate di quelli che hanno
55-60 anni che hanno fatto le peggio cose. Sean Penn che ammazzava di botte Madonna e finì anche in carcere più di una volta, Mickey Rourke che ammazzava di botte Carrie Hotis ed è finito anche lui in galera più di una volta, Robert Downey Jr. che non ammazzava di botte ma si ammazzava di eroina, cioè, le botte lo sapeva. Mandi un WhatsApp in cui dice una cosa e diventa un cannibale, uno stronzo, un maniaco. E invece questi qua hanno fatto questi... Johnny Depp adesso, vabbè, l'abbiamo riabilitato, ma neanche... No, ma c'è la generazione, proprio i boomer, cioè quelli nati negli anni 60, che effettivamente da destra e da sinistra ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi, ce l'hanno ancora e ancora la storia non gli ha chiesto il conto. Ti interrompo perché mancano 10 minuti. Allora... So che hai una iniziativa a cui comunque sia da comunicarci, poi chiedo anche a Vale se sa niente delle programmazioni estive a partire da quella dell'Agorà, insomma, poi se ha da dire qualcosa anche Diego. Vai Kate, così poi... Allora, domenica 11 giugno al birrificio Mastrale di Sesto, mi pare, sarà un evento dedicato alla Corea, dove c'è anche un talk con la special guest Caterina Di Verani, grandissima esperta, ma soprattutto esperta anche di birre. No, non mi ricordo. No, non bevo io. Okay. Quindi... ok, bene. Quindi 10 di giugno, birrificio Mastrale. Aspetta, ora vi dico dov'è, perché Campi Bisenzio. Ok. Ma forse c'è Via anche... delle Cinque Giornate numero 14. A proposito di risorgimento, vedi, ci sta. Vale? Noi dovremmo fare il cinema estivo tra fine giugno e inizio luglio, ancora non abbiamo deciso il periodo d'inizio. Siamo un po' preoccupati, o meglio io sono un po' preoccupata, perché francamente a livello di film non ci sono state grandi uscite rispetto all'anno scorso, ma anche a due anni fa, che possono coinvolgere anche insomma, un pubblico un po' meno cinefilo, ecco, perché insomma, se ripensiamo un po' all'anno passato, comunque anche all'anno in corso, non ci sono stati tanti film commerciali e spesso alcuni hanno delle durate veramente molto lunghe, che è anche un po' difficile darli all'arena estiva. Quindi io francamente sono un po' preoccupata. Domani tra l'altro dovremmo vederci per ultimare la programmazione, quindi mi faccio da sola un po' in bocca al lupo, perché te lo facciamo anche noi. Quest'anno è un po', insomma, inseriremo anche probabilmente dei titoli diversi, anni 60 e anni 80, perché faranno, questo è un piccolo spoiler, perché verranno fatte delle mostre a Pontedera dedicate a questi decenni, e quindi abbiamo pensato di fare un collegamento e quindi inserire all'interno della programmazione alcuni titoli anni 60 e anni 80. Però ecco, rispetto invece ai titoli usciti lo scorso anno e quest'anno, sono un po' più scettica, soprattutto un po' per la durata e un po' appunto per il discorso che ecco, dare un TAR, dare anche, perché no, gli Spiriti dell'Isola a me sono piaciuti molto, però ecco, non sono proprio dei film da cinema estivo. Chiaramente li inseriremo, perché sono stati, insomma, film molto chiacchierati durante l'anno, però ecco, sono film che comunque difficili anche appunto per la durata, che insomma non è quella convenzionale di un'ora e mezzo, ma hanno queste durate un po' più dilatate. Ecco. Qual però è la... tra fine giugno e inizio luglio parte il cinema estivo a Pontedera. Ma all'aperto? Sì. All'aperto, tutto all'aperto, fino a arriveremo immagino a fine agosto, non credo che ci spingeremo fino a settembre. Io spero anche di portare qualche regista all'arena, vediamo, insomma, vediamo come andrà.
Qual After è... Sun lo metti? Come? Che ne After Sun lo metti? After Sun probabilmente lo metteremo. è... così Probabilmente lo almeno se prendi il metteremo. sole, esatto. Sì, no, probabilmente lo metteremo After Sun, perché insomma comunque è un titolo che effettivamente ha riscosso molto successo e soprattutto servono anche dei titoli, ripeto, di una lunghezza un po' più breve, perché almeno alterniamo un po', perché altrimenti tutti i film di Mi 2 ore e stanno. 2 ore e mezzo sono difficili anche da metabolizzare, quindi servono anche dei titoli, insomma, che per variare anche un po' la programmazione. Qual è il tuo Quindi faremo rapporto con il cinema all'aperto, con l'arena estiva? Ti piace? Vale? moltissimo. Io sono sempre andata alle arene estive. E a Firenze, tra l'altro, quella di Campo di Marte, almeno qualche anno fa, ora non so adesso, fecero delle retrospettive molto belle. Io vidi tutti i film di Dolan un anno e poi c'avevano, però non so se è cambiato, anche l'offertona del gelato, quindi 5 gelati, poi te ne regaliamo uno, cioè a me mai convinto, cioè sono tua. Quindi sì, io sono una grandissima appassionata del Voi? cinema estivo. Kate, Diego? Sì. Anche Certo. per me è sì. Non ci vado spesso, ma ho dei No, bellissimi ricordi. pensavo il gelato. Ah, il Ah, sì. gelato, Gelato ci sta, però cinema e gelato è tuo. Sì. Certo. No, Autan, mi raccomando, o qualcosa da mettersi addosso perché è un Maglioncino perché golfiere. può tirare un po' fresco, finisci tardi. L'armamentario base, starter pack, golfino, gelato e crema anti-zanzara. Poi se qualcuno di voi vuole venire, lo faccio salire in cabina di proiezione, così Vabbè, vedi il film questo. dall'alto, una prospettiva diversa Questo è un rispetto alla invitone. solita. Va bene, siamo in chiusura. Allora, ci rivediamo a settembre con chi ci segue. Con voi spero di no. Magari facciamo un'altra uscita così estiva. Anche a Pontedera all'Arena dell'Agorà, perché no? Magari. Si Sì. potrebbe fare. Va bene, grazie ragazzi, buona serata. E per chi ci A segue, tanto ci tutti. rivediamo su questo canale con altro e cose nuove. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.